Eccoci qua per una nuova ricetta, una ricetta facilissima, semplicissima, con due semplici ingredienti, come mi avete chiesto di fare qualcosa di semplice e veloce per San Valentino. Ecco qua dei semplici cuori di sfoglia. Seguitemi per vedere questa veloce ricetta. Per prima cosa srotoliamo un rotolo di pasta sfoglia. Ora la farciamo per metà con una confettura a piacere. Io in questo caso uso la confettura d'Alessandro, che è un'azienda di confetture biologiche. Mi raccomando, solo metà sfoglia. Aiutatevi con una paletta, così in questo modo renderete ripieno uniforme per tutta la sfoglia. Uno strato abbastanza sottile, non troppo ripieno. Non ci resta che aiutarci con la carta da forno e andarla a coprire in modo perfetto. In questo modo, staccate la carta da forno, piano piano con le mani andate ad aderire tutto il bordo intorno. Dopodiché lo ruotiamo, così dalla parte più lunga andiamo a tagliare tante striscioline. Con un coltello affilato o una rotellina, quello che voi preferite, andiamo a tagliare delle striscioline di circa 2 cm. In modo delicato ci andiamo a aiutare in questo modo. Quando abbiamo tagliato tutte le nostre strisce, andiamo a fare rassodare l'impasto 10 minuti in freezer. Trascorsi 10 minuti, così in questo modo non fuoriesce la farcitura, ne prendiamo uno, lo andiamo a torcigliare su se stesso e andiamo a formare la forma di un cuoricino, perché stiamo facendo qualcosa di veloce ma carino per San Valentino. Formiamo un cuoricino in questo modo e lo andiamo a mettere ovviamente in una teglia. Per evitare che durante la cottura la sfoglia si va a deformare, andiamo a fermare le estremità con uno stuzzicadente, sia qua nella punta centrale che in quella sotto, in questo modo. E le andiamo a mettere, come vi ho detto, in una teglia, ben distanziati. Eccoli qua, ben distanziati. Ora andiamo a scaldare la friggitrice 3 minuti a 200 gradi e andiamo a portare a cottura e doratura desiderata. In soli 8 minuti sono cotti perfettamente, non ci resta che farli raffreddare completamente. Ovviamente per la friggitrice ha una resistenza, se vi serve qualche minuto in più, prolungate la cottura. Quando si sono raffreddati, non vi resta che con delicatezza andare a togliere gli stuzzicadenti che andavano a tenere fermo per dare la forma del cuore ai nostri biscotti veloci. Eccoli qua. Ora li andiamo a mettere su un piatto da portata. Togliete tutti gli stuzzicadenti. Se vedete che fate fatica a togliere lo stuzzicadente perché è attaccato, ruotatelo in questo modo e poi sfilatelo, perché può essere attaccata alla sfoglia, come in questo caso, vedete, è attaccato, non viene via. Lo andiamo a ruotare, così in questo modo si va a staccare dalla sfoglia. E andiamo a polverizzare con un po' di zucchero a velo e poi li andiamo a mettere ovviamente in un piatto da portata, in questo modo, così da renderli ancora più belli da presentare. Eccoli qua pronti da gustare insieme alla persona amata, che sia un fidanzato, un marito, un figlio o semplicemente se stessi.